Ciao a tutti, ciao. Amici della Family, bentornati. Oggi un video recensione, diciamo, di quello che è stato il viaggio che abbiamo in Messico. In Messico, sì. Che abbiamo fatto a Parigi. E allora mi raccomando, se non siete andati a vedere il video, andatelo a vedere, che insomma è stato fatto un po' velocemente, però insomma vi dà l'idea di quello che abbiamo visto e della magnifica città che è Parigi, o no? Se non l'avete già fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, attivate la campanellina. Bene, ecco, allora il nostro viaggio che abbiamo fatto è stato un viaggio senza roulotte, perché avevamo deciso di far provare anche l'emozione ai bambini dell'aereo e quindi abbiamo deciso di andare a Parigi, che è comunque una città che noi ci lega, amiamo, sì, ci lega e amiamo, e perché ho chiesto qui alla signora a Parigi di sposarmi e quindi insomma è sempre comunque una città di riferimento. Ed è stato un viaggio bello, perfetto, ok, diciamo che è andato tutto bene, ok. Certo è che manca la roulotte. Manca la roulotte. Allora, partiamo dal presupposto che è ovvio che se tu vuoi andare a visitare una grande città, quindi non vacanza di mare dove ti fermi in spiaggia e la vivi con relax, è ovvio che devi girare tanto. Se in più hai anche 3-4 giorni di tempo, sei ancora più tirata. In 3-4 giorni di tempo andare a Parigi è ovvio che non riesci ad andarci in roulotte. E quindi è ovvio che se uno vuole fare 3-4 giorni a Parigi deve prendere l'aereo, non ce n'è di mezza misura, quindi siamo ritrovati costretti a farlo, ecco, non avevamo la possibilità di andare in roulotte. Certo è che questo viaggio ci ha insegnato, perché lo sapevamo già, ci ha ricordato quanto effettivamente sia enorme la differenza tra vacanza con aereo, hotel, piuttosto che la vacanza con la roulotte e il campeggio. E a parte i prezzi, è un po' più stressante, ok? È un po' più stressante. Allora, è un po' più stressante perché ti muovi con i mezzi pubblici. C'è da dire che è vero, la metropolitana passa ogni 3 minuti, quindi non è che c'è come per esempio da noi con l'autobus la cosa di dover aspettare ritardi, cioè sei sicuro che ogni 3 minuti passa. Però è anche vero che non è che dici prendo la metropolitana e arrivo là. Prendo la metropolitana, scendo da una metropolitana, risalgo su un'altra metropolitana, scendo dalla metropolitana, risalgo su... Cioè, per fare un esempio, dall'aeroporto di Orly a Saint-Plon, che è la nostra fermata, dove avevamo il nostro hostel, ci abbiamo messo 3 ore. Sì. Quindi, ok, metropolitane belle, veloci, ogni 3 minuti, niente traffico, tutto quello che vuoi, ma strucca strucca, alla fine il tempo ti va via. Su 4 giorni di vacanza forse ne abbiamo fatti 2. Forse metro. Sì. Perché qual è il problema? Allora, un conto è che se uno vive in una grande città come può essere Milano, Parigi, Roma, che prende la metropolitana perché deve andare a lavorare, torna a casa, va a lavorare e torna a casa. Il turista che si trova, che gira, non è un problema, però con città molto grandi come Parigi, che hanno cose qua, là, su, giù e qua, bisogna veramente fare le trottole su e giù per arrivare a vedere qualcosa, insomma. Poi ovviamente anche lì non è che dici scendo alla metropolitana e ho tutto lì. Sì, esatto. Perché per esempio per andare dove siamo andati sulla Torre Eiffel, arrivi al Trocadero, poi al Trocadero fai tutta la discesa, poi arrivi sotto la Torre Eiffel, poi... Quindi i tempi sono veramente... Quindi sono veramente... qua sorge spontanea una domanda. Secondo te, se avessimo avuto la macchina, ci avremmo messo meno e avremmo fatto meno fatica? È una bella domanda. Allora, non abbiamo visto tanto traffico. Non c'era tanto traffico a Parigi, io mi aspettavo... Nelle zone dove siamo andati noi non è che c'era il traffico, cioè non più di qua almeno. No, anzi qua forse anche qualcosa di più qua a Verona, però comunque non ho visto tanto traffico, quindi tanti usano appunto la metropolitana. Sì. Forse il problema non è tanto girarla con la macchina, ma è trovare il parcheggio, forse quello che potrebbe essere un po' più difficoltoso. Cioè uno prende la roulotte, arriva a Parigi nel campeggio fuori... Secondo me
se va in centro a Parigi ce la può fare, poi il parcheggio potrebbe essere un problema, perché magari ti trovi a parcheggiare a 1,5 km da dove devi andare a vedere qualcosa. Non hai fatto comunque chilometri anche con i mezzi di trasporto. Cioè, sì, cosa però cambia? Poi bisogna pagare, non lo so, con la macchina sarebbe magari stato più facile, più comodo il trasporto, mettiamo un punto di domanda sul discorso parcheggio. Sì. Vabbè, insomma. A meno che magari non trovi quei parcheggi esterni alla città, che tu lasci lì la macchina e poi prendi la metro per andare a vedere. Ovviamente, se sei in campeggio, cosa fai? Lasci lì la macchina, prendi la metro, vai in centro, guardi quello che riesci a vedere, poi torni e dopo torni al parcheggio e vai in campeggio. E quindi sarebbe più semplice così, secondo te, fare metà e metà, praticamente. Vedi, a questo punto fai metà e metà, e invece se tu vai, come abbiamo fatto noi in aereo, fai solo uno, cioè metro. Non lo so, io so che quello che dico io è che è vero che la metropolitana è un bel mezzo dal punto di vista organizzativo teorico, nel senso che 3 minuti sono quelli, punto, stop. Noi siamo abituati, per esempio, ai nostri autobus che passano ogni 20 minuti, mezz'ora, dipende dai giorni, dagli orari, eccetera. A volte hanno anche ritardi, a volte addirittura saltano, quindi ovviamente vederti una metro che ogni 3 minuti sei sicuro che arriva, dici wow, che figata, ok, ciao, bellissimo. Però poi fai i conti, cioè io avevo le carnagrelle a caviglie, con tutti i giri che abbiamo fatto con la roulotte, sì, che abbiamo visitato, sì, questo, visitato quello, non mi è mai successo di avere la carnagrelle a caviglie, quindi vuol dire che comunque una differenza in qualche modo c'è stata, ok? Quindi questo sicuramente, il discorso di avere la macchina, per me rimane una cosa intoccabile. Sì, cioè, io vado poi in non, ho visto, non ho visto neanche in giro per Parigi camper o altre cose, non mi sembra di averne visto. Beh, oddio, non penso che passino da lì, penso che i campeggi sì, comunque siano tutti No, ma anche quello che dice arrivo in Parigi col van, non ne ho visti in giro. Oddio, magari van, non ho fatto caso, sicuramente se fosse passato un camper o una roulotte l'avremmo visto, sì, e non le abbiamo viste. Ti ripeto, probabilmente restano esterne. Probabilmente sarebbe bello arrivare con la roulotte sotto la Torre Eiffel. Sì, ciao, arriva il Romi foto. Arriva il Romi con la roulotte e gliela fanno mettere sotto la Torre Eiffel. Certo, cioè. Sì, a Parigi, sì, sì, i francesi. No? Ti conoscono ormai, siete amici. Ecco, quindi sicuramente ecco il discorso trasporti. Il discorso che io in vacanza voglio avere la mia macchina, diciamo che è una cosa che è stata assodata, sì, con questa esperienza. Poi ripeto, ovvio è che non avevamo altra scelta, anche andassimo, che so, a Londra, non è che possiamo andarci con la roulotte, capito? Quindi dovremmo rifare questa cosa. Però ecco, qua si sta parlando del notare effettivamente le differenze tra il fare una vacanza così in aereo e in hotel e farla come invece la facciamo il 90% delle volte con la roulotte e il campeggio. Poi c'è il discorso hotel. Sì. Allora, il discorso hotel purtroppo, come avete visto nel video, era una bettola, cioè parliamoci chiaro, quell'hotel lì che era un hostel hotel, abbiamo pagato 420 euro di 3 notti e abbiamo cercato quello meno caro perché ovviamente ragazzi siamo in 4 e quindi andare anche in un 3 stelle o in 4 stelle ci andava sopra i 1.000-1.500 euro non... Sì, ma poi noi sapevamo che avevamo 3-4 giorni a disposizione, quindi ci saremmo spostati per tutti i giorni, quindi non è che ci serviva avere chissà cosa. No, bastava era solo un letto e un bagno, cioè... era solo un punto dove farci una doccia, che anche lì lasciamo bene. È quello il problema, che non è questione il letto e il bagno c'erano, il problema ma è che il letto aveva il materasso che io nella mia vita, io amo i materassi duri. No, io era una roba allucinante. Io amo i materassi duri perché io sto bene sul materasso duro, non su quello che sprofonda, però quello era veramente troppo duro, sì. Cioè stando distesa avevo la schiena che mi si inclinava. Secondo me era riempito di mattoni. Quindi. Cioè era una cosa mai vista, una roba del genere. Faccio per prendere la coperta dall'armadio per mettere sul letto una coperta in più, la apro e c'erano i capelli. Sì. Poi formiche. Sai perché formiche? Perché c'era, spiega com'era il pavimento era rivestito da questa carta PVC che noi personalmente abbiamo in soffitta, che è una carta, quindi io non oso immaginare sollevando quella carta cosa ci fosse sotto. Infatti ogni tanto usciva qualche insettino. Sì. Il bagno, che aveva, come avete visto nel video, aveva la come si chiama?
il coperchio okay, del water completamente staccato. A un certo punto abbiamo preso e abbiamo appoggiato al muro, perché tanto non serviva a niente tenerlo così. La doccia, per carità, usciva acqua calda, ma uscivano due gocce. Quindi io e Isabella, per poterci lavare i capelli, abbiamo fatto le nostre. Ecco, quindi, ok, letto e bagno, però letto decente, bagno decente, utilizzabile, ecco. È per questo che la nostra roulotte è la nostra casa. È la nostra casa, hai le tue cose, non c'è confronto. Le docce del campeggio, sono stellari alle volte. Sono stellari rispetto quella a questa. Quella lì venivano fuori i righini d'acqua, così tic, cavolo, non riesco neanche a farmi una doccia a casa, pensa noi con i capelli, cioè, abbiamo tribulato, vero, per poterci sciacquare i capelli, che... Quindi ancora non capiamo come tante persone facciano ancora la scelta dell'hotel piuttosto che invece il campeggio, la roulotte, il camper o il van. Cioè, ragazzi, è veramente un'altra vita, un altro prezzo, un altro mondo, la possibilità di conoscere un sacco di persone. È una cosa completamente diversa dall'hotel. Poi siamo d'accordo, come abbiamo detto prima, che magari grandi città così, ovviamente per arrivarci e per raggiungerle ci vuole comunque l'aereo. Ma sai, secondo me, qual è il problema della gente che sceglie l'hotel? È perché quando tu dici alla gente, io vedo magari parlando anche con le mamme, no? Così, perché sono a contatto con le mamme, così parlando con la gente in generale, che gli dico, ah sai, noi abbiamo la roulotte, andiamo in campeggio, io lo dico con tutto l'entusiasmo del mondo, in realtà la loro reazione è, no, per carità, almeno in vacanza non voglio fare niente. Quindi c'è un po' questa idea che andare in campeggio sia laborioso, che sia faticoso, perché devi farti da mangiare, perché devi andare a lavare i piatti, perché devi farti i letti, capito? La gente sceglie ancora l'hotel perché non vuole fare nulla, ha l'idea di dire, se vado in campeggio mi stanco. In realtà io vorrei ribadire, perché credo che questo concetto sia stato ribadito tante volte nei nostri video per chi li segue, che è vero che magari in campeggio devi fare tu da, cioè devi, che poi non è detto, nel senso, nei campeggi ci sono comunque i ristoranti, puoi fare, infatti quest'anno puoi fare le mezze pensioni, puoi fare comunque le pensioni complete e spendi comunque meno rispetto a quello che spenderesti in un hotel, perché se tu vai in un hotel, metti anche il classico 3 stelle, ok, e ti fai comunque la pensione completa, spendi comunque il doppio rispetto che non andare in campeggio e farti la pensione completa. Quindi comunque il discorso per me non sta in piedi, perché io posso andare in campeggio e farmi la pensione completa e spendere comunque meno che in hotel, ok? Sicuramente. Però comunque non è che uno fa da mangiare, è vero, come fai da mangiare a casa, sotto stress, con gli orari tirati, o fai chissà quali manicaretti, cioè spesso a pranzo può essere anche crudo e melone, che lo faccio con tutta la tranquillità, quando voglio, come voglio, e nei tempi che voglio, ok? Quindi non è stressante. Poi ripeto, cioè in campeggio c'è comunque la possibilità di fare mezze pensioni, pensioni complete, vai a spendere comunque meno. Qual è il problema? Tirare su un lenzuolo del letto, ma l'assilo anche lì, cioè nel senso, nessuno deve entrare dentro la tua roulotte e vedere se hai tirato su un lenzuolo del letto. Beh, ci sono anche, come noi usiamo, per esempio, ci sono anche i sacchi a peli, quelli d'inverno, a letto anche. D'inverno abbiamo il sacco a pelo, che cosa vuoi dirmi, che è un problema chiudere un sacco a pelo? Cioè, capito? C'è un po' quest'idea che andare in campeggio sia faticoso. Però in realtà non è così, perché ok, magari metti che devi lavare una pentola, ma vi assicuro che non è la stessa cosa di quando lo fai a casa, cioè diventa quasi divertente, diventa un po' una cosa che fa parte della vacanza. Sì, poi comunque anche i bambini, cioè, magari ci danno una mano, fanno qualcosa, quindi si tengono anche un po' impegnati. Sì, esatto, piuttosto che giungiolare, come si dice, per l'hotel, che non riescono a fare amicizia con nessuno, anche il solo fatto di dire con il carellino vado a prendere l'acqua, trovano l'amichetto. Cioè, non è faticoso, ragazzi. No. Cioè, se ve lo dico io, che comunque sono moglie, mamma, casalinga, lavoro, ho delle giornate stressatissime che a volte non riesco ad arrivare a sera, che a sera mi bevo il vino per dimenticare. Okay? Sì, il vino aiuta, lo dico, vino aiuta. Cioè, se ve lo dico io, è vero, cioè non è certo quella pentola che devi lavare
o quel lenzuolo che devi tirare su, ok? Ma sì, beh, che comunque anche in campeggio, voglio dire, ragazzi, adesso in Italia abbiamo dei campeggi stratosferici, vero? Cioè, se voi andate in un campeggio trovate la piscina, trovate l'animazione, trovate i ristoranti, trovate qualsiasi... Ma sono meglio degli hotel. Sì, ma sono infatti, perché cioè... c'è anche più spazio, c'è cioè più verde, hai le tue cose... Cioè io non concepisco l'idea che per avere il problema di tirarsi su un lenzuolo vado a spendere 10 volte di più. Perché costasse pari ti dico ok, vabbè, sono due comunque tipologie diverse, ci sta che uno possa scegliere una cosa o l'altra, ma costando 10 volte di più, cioè non ne vale la pena. Per cosa? Per una pentola? Per non lavare una pentola? Cioè, capito? Non riesco proprio più a concepire l'hotel, e non riesco a capire le persone che non capiscono cosa voglia dire andare in campeggio, spendere 10 volte meno. E... Ma infatti è un volevo dirvi, cioè prova, cioè se riuscite, ok, ma adesso parlo a chi ci segue, che comunque sicuramente avrà un mezzo ricreazionale, qualcosa sicuramente, però anche chi magari non ce l'ha, provate a fare un weekend, provate a fare un noleggio magari anche di una settimana, provate questa esperienza. Io a tanti ho consigliato questa cosa e tanti mi hanno detto bah, che figata, che bello. Certo, ok, la prima volta, quindi ci sono delle problematiche. Perché magari... poi, esatto, il problema è che le prime volte che lo provano magari vanno nel panico, esatto, perché devono conoscere. Ma dopo, piano piano, tutte quelle cose lì si riducono di un decimo, veramente. Guardate che dopo veramente le cose diventano facilissime e immediate, sai già cosa devi fare, sei già bello là sotto il tendalino con la tua birretta a goderti gli uccellini, il praticello, i saluti le persone, bambini che se ne vanno a giocare, vanno a fare le perlustrazioni per i fatti loro, quindi è veramente un'altra tipologia di vacanza. Io veramente vi invito, vi invitiamo a provare questa esperienza. Poi, per carità, se devo andare a New York, certo, vabbè, devo questo... prendere l'aereo, vabbè, ok? Sì, quindi certo. Non è che si possa andare in roulotte, però per tutto il resto, secondo me, camper, roulotte e van sono veramente un'esperienza bella. Bella, molto più bella, parer mio, e molto molto più economica. Cioè, ragazzi, avete la possibilità di fare 10 vacanze all'anno anziché una. Cioè, sì, infatti, nel senso... noi veramente ci ha dato una svolta. Ormai stiamo vedendo cose che non so in quanto tempo le avremmo viste in hotel o... Cioè, sì. Vediamo paesi, città, borghi... bagno nel fiume, cioè sì, no, cose sì. Veramente che ci stanno arricchendo proprio anche, insomma, a livello personale, anche i bambini, insomma, si divertono tutto quanto. Ecco, quindi ragazzi, io dopo questo invito, ovviamente scrivete giù nei commenti le vostre opinioni, se volete parlarne tutto quanto, noi sapete che rispondiamo in 10 secondi. E ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, per i nuovi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, mettete un bel like e attivate la campanellina. Ciao, alla prossima.